Perché buongiorno, come vedete io qua sto facendo di nuovo le cozze, mi piacciono troppo e questo periodo cozze vongole a quantità. Dunque io qui come vedete ho tutta la roba che mi è servita per le cozze, l'acqua che ho passato, tutto. Dunque io qui, queste sono 1 chilo di cozze, ne ho tolte un po', le ho aperte perché stasera le faccio praticare in forno. Io le ho tutte pulite, lavate, raschiate e poi le ho fatte schiudere qui nella padella senza niente, soltanto cozze. Hanno dovuto fare la loro acqua, ma io ho aggiunto un altro pochino d'acqua. Poi una volta sono tutte aperte ho tirato su tre cozze, ho filtrato l'acqua con il pulino, eccolo qua. Queste sono bucce pomodoro e poi le ho rimesse qui nella padella, ho aggiunto del prezzemolo, aglio, ho messo giù le cozze, ho messo un po' di pomodoro, poco, giusto per pulirle un po', oggi le faccio così col sughetto, volendo ci si può confondere la pasta, ma non la mangiamo la pasta. Anzi, prima di mettere il pomodoro ho sfumato con il vino. Ho fatto evaporare e poi ho aggiunto l'acqua filtrata e un po' di pomodoro, un pochettino di sale, poco perché è super sciapo, pomodoro sciapo. E eccole qua. Sono tutte aperte, sono tutte piene. Ora faccio giusto ritirare un po' il pomodoro, insaporire, alla fine vado a mettere un po' di prezzemolo sopra e sono pronte. Oggi di nuovo cozze, è troppo buono. Poi per chi abita vicino al mare viene ancora più voglia di fare cozze, vongole, gamberi, questo anche i calamari, ma ce l'ho al congelatore, voglio fare un altro giorno. Bene amiche, questo è tutto e questo è il pranzo. Ciao, buon sabato a tutte, buona giornata.